Con Luca proviamo a entrare in Skoda Octavia Wagon. Luca, ci accompagni? Certo. Ciao, sì. Ciao, ci accompagni a fare un viaggetto dentro Octavia Wagon? Certo. Scopriamone i contenuti. Sì. Cominciamo dal pezzo forte, dal bagagliaio. Cominciamo dal pezzo forte. Eccoci qua. Questo è il bagagliaio della nuova Octavia Wagon. È veramente il top del bagagliaio, che comunque hai 590 litri usufruibili. Ovviamente è uno spazio ampio, una vettura tra le più importanti a livello di bagagliaio del suo segmento, se riesci bene a percepire lo spazio ovviamente, sì. Vi ricordiamo che per vedere bene e rendersi conto è sempre meglio venire qui da noi a fare un test drive, sì. E vedere direttamente la vettura. Sotto hai un ulteriore spazio, ti ricordo, per la ruota di scorta, quindi il vano per la ruota di scorta. Okay. O per il ruotino, scusa, per la bombola toroidale per il GPL. Esatto, vi ricordiamo che anche su motori TSI, quindi turbobenzina, possiamo montare l'impianto GPL. GPL montato direttamente alla casa, cioè dal nostro concessionario, e è un impianto garantito, quindi voi uscite da qui direttamente con la macchina già GPL. GPL, ok. Andiamo dentro, così almeno magari diamo un'occhiata anche veloce all'allestimento. Sì, 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 ti seguo. Sì, ti apro io, così almeno riusciamo ad avere la visione completa anche in apertura. L'apertura della portiera ampia, quindi hai uno spazio sicuramente di ingresso molto facile e semplice. Entro, e siamo all'interno, eccoci qua. Nel frattempo, allora, come puoi vedere, la linea è sicuramente la linea della berlina, quindi della nuova Octavia berlina. La vettura è già dotata su questa versione del navigatore e ovviamente il navigatore è il gruppo Skoda. Possiamo anche avere un altro navigatore che si chiama Columbus, la cui dimensione è totale rispetto allo schermo ed è completamente touchscreen. Presa USB, quindi già direttamente da serie, clima automatico. Disattivazione sensore di parcheggio. Ti racconto un po', vado anche un po' velocemente. Sì, velocemente, per fare una panoramica. Esatto, mi soffermo su un particolare. Questa vettura ha lo start engine stop, quindi ha il meccanismo senza chiave. Quindi tu hai tranquillamente le chiavi in mano, all'interno della tua borsa, valigetta, a seconda di chi è destinata. E poi per far partire l'auto basta accendere direttamente il tasto. E l'auto si accende di conseguenza. Ok. Questo può essere fatto all'incirca 1,80 m di raggio intorno alla vettura. Se ci allontaniamo la vettura ci avverte che è accesa e quindi non si fa spegnere, per evitare che magari spegniamo la macchina, abbiamo lasciato le chiavi a casa e non possiamo più riattivarla. Ho capito. Semplicemente per attivarla basta premere la frizione e mettere in moto il motore. Qui vedrai subito immediatamente il discorso della visualizzazione, quindi possiamo accendere. Inserire supporto, ovviamente la macchina è preparata, hai la visualizzazione radio e ti ricordo che il sistema è touch, quindi possiamo passare con estrema facilità da una configurazione all'altra. Ti ho messo la banda M, quindi certo, c'è poco. Regolazione sia manuale che elettronica. È molto comoda e intuitiva, sì. Tra l'altro, per spegnere la vettura basta semplicemente schiacciare il tasto e la vettura si spegne. Quindi direttamente intuitiva, comoda ed immediata. Invece qua sulla parte, diciamo, immediatamente avanti il volante abbiamo l'informazione. Esatto, che è l'informazione del veicolo. Notiamo subito che in questo momento il veicolo è spento e ci indica comunque l'apertura delle portiere. Ovviamente noi abbiamo lasciato la porta lato guida e passeggero aperta. E lui segnala l'apertura. Quindi comodo anche perché magari abbiamo fermato l'auto, stiamo scendendo, ma buttiamo un colpo d'occhio e vediamo che abbiamo lasciato aperto. Certo. Anche magari i portelloni posteriori, esatto. Nel caso che i bambini possano scendere e lasciare magari l'auto aperta. Insomma, un colpo d'occhio, vediamo. Abbiamo insomma il panorama di quello che è lo stato dell'auto al momento. Esatto. Poi vabbè, comandi al volante. E l'ultima cosa, diciamo, in ordine di importanza poi... Sì. È un cassettino che sembra un semplice cassettino a scomparsa, ovviamente. All'interno non puoi vedere, ma c'è disegnato in rilievo un simbolo del Bluetooth in questa parte qua. Non riesco a vederlo. Okay. Questo è il pacchetto che ci permette di isolare il veicolo, quindi la cella del veicolo, dalle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni. Quindi noi non faremo altro che, una volta saliti in macchina,
ovviamente il telefono dovrà essere abbinato col Bluetooth, prendere il nostro telefono, inserirlo all'interno del cassettino, chiudere il cassettino e avremo l'ambiente isolato da ogni onda elettromagnetica. Nonostante questo, il sistema Bluetooth è in funzione perché l'antenna è posizionata dentro. La vettura, con questa modalità, funge da antenna aggiuntiva. Quindi, come se avessi un amplificatore di rete. Esatto, senza subirne le conseguenze. Senza subirne le conseguenze. Geniale. Sì, geniale, comodo e soprattutto semplice da utilizzo, perché non dobbiamo fare altro che abbinare il Bluetooth, metterlo all'interno, chiudere. Fatto una volta, fatto il primo abbinamento, ogni volta noi avremo il telefono direttamente pronto. Quindi Skoda attenta anche alla salute. Esatto. Anche alla salute, perché comunque le onde elettromagnetiche, insomma, meno si è esposti a questo tipo di onde, meglio è meglio. In generale. Altra cosa, semplicissima, dobbiamo ricaricare il telefono. Sì. Quindi abbiamo i cavetti, di solito magari nell'accendisigari dobbiamo attaccare il cavetto che ci viene intorno al cambio, quindi difficoltà, semplicissimo. Attacchiamo il cavo del telefono direttamente alla presa USB. Possiamo chiudere fino, diciamo, al limite per far passare il filo, il minimo, quindi siamo ulteriormente protetti e avere la ricarica continua. Ho capito. Quindi è stata studiata anche proprio per questo tipo di utilizzo e necessità. Io, guarda, ti chiedo veramente due cosette al volo, visto che mi sto soffermando sulla leva del cambio. In questo caso sono 6 marce per questa versione, se c'è anche il cambio robotizzato. Hai il cambio automatico DSG, sia sulla versione 1600, 105 cavalli, che sulla versione 2000, 140 cavalli. Ho capito, come airbag penso, insomma, al massimo della sicurezza. Al massimo della sicurezza, airbag frontale, laterale, protezione a tendina, possiamo aggiungere gli airbag posteriori. Sulla sicurezza Skoda è leader, perché comunque già sulle vetture parte in allestimento base con tutti i sistemi di sicurezza. Tra gli accessori ti posso aggiungere che è un sistema di guida, guida di sicurezza, è un radar posto, questo è un accessorio ovviamente, posto frontalmente sull'auto, e che ti permette di misurare le strisce della carreggiata. Quindi lui ti fa una misurazione della striscia. E ogni volta che, magari anche se siamo distratti o colpi del sonno, la macchina viene rimessa all'interno delle strisce. Ah, automaticamente. Esatto. Quindi sicurezza veramente attiva. 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 Sul veicolo. Altra informazione, adesso proprio se andiamo nel dettaglio, esiste un accessorio che è semplicemente un pacchetto sicurezza ulteriore, che è quello in caso di colpi del sonno, soprattutto per chi è abituato a fare parecchi chilometri in auto. Il sistema rileva che noi stiamo cambiando la nostra modalità di guida, perché è soggetta a magari a un colpo del sonno, comunque una stanchezza ulteriore, e non fa altro che segnalarci con un avvisatore acustico il fatto che dobbiamo fermarci. Compare addirittura sul maxi dot la tazzina del caffè, quindi dobbiamo prenderci il caffè. Il caffè, esatto, o fare una pausa, che esatto. È meglio. La comodità, cioè diciamo il bello di questo sistema, è che lui memorizza la nostra tipologia di guida. Quindi se noi stiamo percorrendo, ad esempio, un'autostrada, stiamo facendo una media di 120 km orari, e a un certo punto nell'arco di questa strada nota dei sbandamenti, quindi magari che la macchina si muove di più rispetto al normale percorso, dei cali di velocità, quindi con tutti questi parametri lui ci avverte che magari è il caso di fermarci, fare una pausa. Sì. Bene, bene, veramente contenuti oltre che innovativi anche di un'utilità importantissima, per cui sono a volte strumenti salvavita da una parte, e oltre che, insomma, tutelano la persona dall'altra, per cui vale sicuramente la pena prenderli in considerazione. Bene, molto, molto interessante, contenuti di Octavia veramente all'altezza del marchio Skoda. Ultima cosa che stavo notando, quelli che sono gli interni, parlo dei tessuti, di quello che è un po' la trama anche della seduta, quindi vedo pelle e tessuto. Pelle e tessuto, sì. Pelle e tessuto. Possibile avere anche la pelle integrale, ma in questo caso con il tessuto voi avete la comodità e la freschezza del tessuto, sia estate che ovviamente più caldo d'inverno, e l'eleganza della pelle sul della sedile. Pelle. Quindi per chi fa molti chilometri, quindi avete la comodità di rimanere sempre comunque freschi o avere comunque una temperatura calda d'inverno all'interno del veicolo.
posso chiederti il prezzo da, senza entrare poi nello specifico, più o meno? Allora, il prezzo promozionale, come abbiamo visto prima, direttamente sulla vettura, esatto, sul vano, tenendo conto che, diciamo, come listino, io adesso ti parlo di listino. Così, più o meno, ecco, di listino. Parti col modello base a benzina 19.660 euro, a salire a seconda degli accessori. Degli accessori, certo. Questo certo. È il listino. Sì, sì. Poi dopo lì, ovviamente, va le promozioni caso per caso direttamente in concessionario. In concessionario. Va bene, Luca, sei stato chiarissimo, molto interessante questa chiacchierata. Aspettiamo i nostri amici direttamente qui in Auto 90 a fare un giro con la nuova Skoda, esatto. Octavia Wagon. Potete prenotare il test driver direttamente anche al 393 33 14 128, è il mio numero. Benissimo, grazie. Grazie a te, Diego. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.